Sei vestito a festa. Buongiorno Andrea, quando ho il quadernino rosso sai ovviamente che parliamo di classifica, ma tu stai bene? Mi devo toccare, no, per ora sto bene, va. Ma oggi io mi sono vestito anche da professore, quindi devi stare attento perché potrei farti qualche domanda molto difficile. Sei pronto? Io invece sono in ferie oggi e non mi sono vestito da professore. Oggi facciamo la classifica delle scarpe più flessibili presenti sul mercato italiano. Ovviamente è la nostra classifica e quindi non è necessariamente la classifica perfetta del mondo perfetto, però comunque questo è quello che suggeriamo. La prima domanda che ti pongo è: secondo te vale la pena utilizzare delle scarpe flessibili? Quanti anni è ormai? 2 anni che facciamo questi test, ma sarà almeno 4-5 anni che anche prima che non facessimo sta roba qua, sia io che te cambiavamo le scarpe, tant'è che l'ho sempre detto, oltre che le Pegasus 33-34, per il resto non ho mai comprato la stessa scarpa, quindi ne abbiamo provate a bizzeffe, indi per cui credo e spero che la nostra esperienza basti per fare delle classifiche. L'altro giorno ci hanno detto in base a che cosa le fate, io soprattutto in base alle mie esperienze e alle mie sensazioni, ormai davvero ne abbiamo provate così tante che riesco a capire qual è meglio di un'altra in base a determinati parametri. Parliamo di scarpe flessibili, sicuramente non ci sbatteremo dentro una Adios Pro 2 per dire, no? Ma nemmeno la scarpa che ha vinto il passatore della quale non abbiamo ancora fatto la recensione. È gravissimo, no? È gravissimo che non ho visto il passatore, Max. No, è gravissimo che non abbiamo ancora fatto questa recensione. Ad ogni modo, Andrea, la prima domanda che ti pongo è: quante volte utilizzeresti una scarpa flessibile? Sto pensando in testa mia delle scarpe flessibili. Ci sono delle scarpe flessibili tipo le Free Five di Nike dei tempi, te le ricordi? Forse queste entravano di diritto in prima posizione. Era scarpe che non avrei mai utilizzato per correre. Massimo le avrei utilizzate per fare i riscaldamenti, per gli esercizi di tecnica e proprio eccettività, per dire. Oppure sto pensando, ti faccio 2 esempi di Saucony, Ride 15, una scarpa iperflessibile da utilizzare nei lenti, Kinvara è una scarpa da utilizzare nei lavori, quindi per assurdo le scarpe flessibili le posso usare in qualsiasi allenamento. In effetti una delle ragioni per utilizzare una scarpa flessibile è il miglioramento della propriocezione. Cosa ne pensi? Boh, mi tiro un po' una zappa sui piedi, però è una roba, la propriocettività, che bisogna sicuramente allenare. La capacità di sentire il terreno, di rispondere agli stimoli, va allenata sicuramente. Le scarpe come la Kinvara aiutano tanto. Starei sicuramente un pochino più attento con atleti che corrono a 6 km se non di più, che pesano 80 kg. Ecco, lì andrei comunque su una scarpa un pochino più protettiva e rigida. Invece una seconda ragione per utilizzare questa tipologia di scarpe è che sono scarpe più stabili. Cosa ne pensi? Sì, perché comunque sono scarpe un pochino più basse. Sì, perché di solito hanno l'avampiede più largo e spazioso, quindi sì, scarpe quindi per lievi pronatori o comunque anche pronatori severi ma leggeri di peso. Infine l'ultima ragione potrebbe essere il fatto che migliorano sia la postura ma anche la forza delle gambe, e quindi magari potrebbero essere utilizzate per ripetute in salita oppure in questo periodo in cui effettivamente ci sono gare più corte. Forse così stiamo più parlando di scarpe flessibili con drop basso o comunque con impostazione di corsa di avampiede. Sto pensando a qualche scarpa come la Mach 4, per dire, che secondo me è una scarpa flessibile, ma sì, la posso usare per tutto il resto, ma non è una scarpa da avampiedisti. Andrea, nella nostra personalissima classifica al 5° posto, e ho visto oggi sul sito della Nike che la scarpa è ancora disponibile, le Nike Free 5.0 appunto dell'azienda americana. Cosa ne pensi? Ah sì, ci sono ancora. Beh, è una scarpa, credo, la più flessibile, forse un po' limitata, quindi davvero una scarpa per riscaldamenti, soprattutto per chi fa mezzo fondo velocità.
e scarpa per lavori di propria incettività e tecnica. Forse la più flessibile, ma quella con meno ampio di spettro di utilizzo. La utilizzerei però anche sul tapis roulant, l'ho vista utilizzare da diverse persone questa settimana ad Anversa e secondo me una scarpa di quel tipo potrebbe in effetti aiutare. Guarda, io sul tapiro preferisco utilizzare una scarpa sicuramente più morbida ma un pochino più protettiva, non mi piace il contatto con il tapiro. Però chi è abituato, magari anche percorse un pochino più corte, va bene. Invece Andrea, al quarto posto abbiamo messo in casa Topo le Magnifly 4, che sono un po' più protettive rispetto alle altre scarpe Topo dell'ultimo periodo. Cosa ne pensi? È una scarpa flessibile, una scarpa di quelle che dicevamo con un drop molto basso, una scarpa che ti fa correre di avampiede. Sicuramente lei si può utilizzare per le corse lente, per qualche lavoro un pochino più svelto. In generale la posso usare anche per fare gli esercizietti di propria incettività e di tecnica. Invece Andrea, al terzo posto abbiamo messo una scarpa fantastica che ha solo un piccolo problema, un tallone d'Achille molto rilevante. Abbiamo messo la New Balance Rebel V2. Cosa ne pensi di questa scarpa? La ritieni comunque ottima per questa classifica e qual è il problema che ha? Allora, lei non la utilizzerei per fare proprio incettività e tecnica di corsa perché mescola morbidissima e diciamo molto ammortizzante che ti fa perdere il contatto col terreno. È una scarpa per gare questa o per allenamenti. Il suo tallone d'Achille in questo caso è l'arco plantare d'Achille perché si strappa e non credo che se ne sia salvata qualcuno di quelli che l'hanno comprata, nessuno è riuscito a portarla indenne alla fine. Peccato perché era davvero una scarpa super. Ci dicono però che la versione 3 che testeremo spero durante il mese di giugno sarà migliorata in maniera sensibile da questo punto di vista e quindi secondo me Stay Tuned potrebbe essere davvero una soluzione vincente per chi volesse utilizzare scarpe flessibili. Invece al secondo posto, l'hai evocato prima, c'è una combinazione a seconda della tipologia di utilizzo che se ne vuole fare, stiamo parlando delle Saucony Kinvara 13 e Ride 15. Cosa ne pensi? Sì, è fatto bene a metterle insieme, in effetti sono due scarpe che secondo me se ti piace la Ride 15 ti deve piacere anche la Kinvara e viceversa, perché sono due scarpe molto simili, dalla mescola molto simile, se non uguale, dalle impostazioni praticamente identiche. Una, la Kinvara, un attimino più secca e più reattiva, l'altra invece per allenamenti lenti e riposanti. Sono tutte e due scarpe stra flessibili e sono tutte e due scarpe che ti fanno sentire il terreno, ti fanno correre come vuoi tu, diciamo, ti assecondano molto. Invece Andrea, al primo posto, so che non sei sorpreso, so che però non abbiamo fatto la recensione completa, abbiamo messo le Puma Liberate, che sono quelle che tu avevi lanciato in aria e delle quali abbiamo comunque avuto un'impressione fantastica, nonostante avessimo scelto una scarpa un po' troppo lunga. Scarpe super morbide, scarpe con questa schiuma che fa quasi da padrone sul mercato, su scarpe, come dire, non lo so Max, direi tutto fare, sono sicuramente solo flessibili, perché sono flessibili, queste scarpe le puoi utilizzare sia per i lenti che per i lavori, un po' meno per i lavori di tecnica, secondo me stesso problema tra virgolette, che hanno questa schiuma che ammortizza molto e quindi ti fa perdere un po' il contatto col terreno. Di certo però il nitro di Puma è sicuramente una delle migliori mescole presente sul mercato e chiaramente per chi volesse una scarpa flessibile questa potrebbe essere davvero una ottima scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo. Sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo e poi ti ripeto, se non la usi per fare gli esercizi di tecnica la puoi praticamente utilizzare per tutto e molto bene, quindi assolutamente approvata. Vedo solamente come limitazione il fatto che però non utilizzerei una scarpa flessibile come
una scarpa unica, a meno che appunto parliamo delle Ride 15, ma di questa classifica le altre invece hanno soltanto una funzione un po' più limitata. Sì, sto pensando alla Velocity di Puma che abbiamo recensito, lei volendo la potevi usare sia per i lavoretti che per i lenti ed era super morbida e flessibile anche lei. Sì, diciamo che effettivamente potrebbe essere in combinazione con la Liberate, però alla fine non vi vogliamo far spendere milioni di euro, non soprattutto abbiamo incluso scarpe che magari avevano un cuneo mediale nella parte intermedia per evitare problemi, non abbiamo incluso scarpe che avevano una piastra nell'avampiede, eccetera eccetera. Comunque questa è la nostra classifica, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.